Ciao a tutti, oggi parliamo di proprietà e della sua evoluzione avvenuta da qualche anno, ma soprattutto di come la proprietà cambierà nel prossimo futuro. Allora, se noi andiamo a vedere che cosa vuol dire il termine proprietà in latino, vediamo che si tratta di proprietas, che è una sorta di diritto reale, cioè la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Quindi è un diritto. Con la Rivoluzione francese in Europa si iniziò a considerare in termini nuovi. Come sappiamo, le proprietà immobiliari sono regolamentate dai notai, così come le cessioni di quote delle società di capitali. E rispetto a questo ha ancora senso e un significato. Però provo a farvi un po' di ragionamenti di quelli che potrebbero essere le avvisaglie di quello che si sta in qualche modo, qualche esempio. Fino a qualche tempo fa, la seconda casa era un qualcosa che era una sorta di sogno per molti di noi. Oggi la seconda casa, per tanti buoni motivi, soprattutto se è in campagna, ad esempio, ma comunque vale lo stesso se in montagna o al mare, e sempre di più le vacanze si sono spostate o all'estero o con l'utilizzo, ad esempio, di Airbnb, che chiaramente hanno modificato nella sostanza un po' l'approccio al patrimonio. Un altro argomento che tocca la proprietà e che sta cambiando in maniera significativa è l'investimento sulle automobili. L'automobile, finalmente stiamo scoprendo che ci pesa come costo, che sia di ammortamento, che sia di assicurazione o che sia di bollo, 24 ore su 24. Poi scopriamo, se ci guardiamo bene dentro, che la stiamo utilizzando per un periodo decisamente inferiore. Lo stesso discorso vale per cose di minor valore, pensiamo alle biciclette, al bike sharing, quindi la condivisione messa a disposizione della bicicletta da parte delle amministrazioni pubbliche. Il termine sharing deriva dall'inglese, che vuol dire in qualche modo compartecipazione. Chiaramente ci stiamo abituando a una modificazione delle nostre abitudini, pensiamo ai file video, piuttosto che quelli audio, ormai in uso da tantissimi player di contenuti. La stessa blockchain, la struttura di dati condivisa, sicuramente non siamo in grado di pensare a quali cambiamenti ci porterà, ma sicuramente sono anche quelli cambiamenti significativi. Cioè, in pratica, quello che vi voglio raccontare oggi è questo fatto che dei cambiamenti significativi uno di questi è la proprietà. Tornando per un attimo alle case, cioè il fatto di una tassazione abbastanza significativa sia dal punto di vista dell'IMU, ma anche dal punto di vista di tutte le imposte che ci sono intorno, anche solo quella di un'eventuale successione ai figli, bene o male implica dei costi che poi stanno diventando così importanti che molti si liberano della casa perché così si tolgono dei costi non produttivi, soprattutto se la casa, nel caso specifico, è una seconda casa. Ci sono molti teorici che dicono ormai la casa conviene averla in affitto anche se si tratta della prima casa. Noi italiani siamo abituati da sempre ad avere il pensiero della proprietà del mattone come bene di rifugio, poi si è visto negli anni che anche il mattone può non essere un bene di rifugio, soprattutto se diventa in qualche modo un qualche cosa tipo una bolla immobiliare. Bene, vi ho più o meno raccontato il mio pensiero sulla proprietà e sulla sua evoluzione. Di cosa parleremo la prossima volta? La prossima volta parleremo del futuro. Il futuro ha più livelli, ha più scale di colore. Se vi interessa
fare degli approfondimenti sulla puntata di oggi, non esitate a scrivermi a genovainvestimenti@gmail.com e ci vediamo settimana prossima.